Nubi pesanti avevano gravato su Berlino per tutta la notte e indugiavano ancora in quello che passava per mattina. Alla periferia occidentale della città, sprazzi di pioggia scorrevano come fumo sulla superficie del lago Havel. Il cielo e l'acqua si fondevano in una distesa grigia, interrotta soltanto dalla linea scura della riva opposta. Là non si muoveva nulla, non brillava una luce. Xavier March, investigatore della squadra omicidi della Kriminalpolizei di Berlino, chiamata comunemente Kripo, scese dalla Volkswagen e alzò il viso verso la pioggia. Conosceva bene questa pioggia particolare, ne conosceva il sapore e l'odore. Era la pioggia del Baltico, proveniva dal nord, era fredda e aveva l'odore del mare, un sentore salmastro. Per un breve istante ebbe l'impressione di essere tornato indietro di 20 anni e di trovarsi nella torretta di un U-Boat che usciva dal porto di Wilmershaven con le luci spente e si dileguava nell'oscurità. Diede un'occhiata all'orologio. Erano passate da poco le 7. Sul bordo della strada, poco più avanti, erano ferme altre 3 macchine. Gli occupanti di 2 di esse erano addormentati al volante. La terza era un'autopattuglia dell'Ordnungspolizei, l'Orpo, come la chiamavano i tedeschi. Era vuota. Dai finestrini aperti usciva nell'aria umida il crepitio delle scariche elettriche intervallate da frasi precipitose. La luce rotante sul tettuccio illuminava la foresta sul bordo della strada. Azzurro nero, azzurro nero, azzurro nero. Benvenuti a questo primo episodio di Flash Tube. Come avete notato dall'introduzione, ad ogni puntata incomincerò leggendo la prima pagina del libro di cui andrò a parlarvi. In questo caso era Fatherland di Robert Harris, che è un particolare libro di ucronia. L'ucronia è quel genere di storia alternativa. Ucronia vuol dire nessun luogo. Ha ovviamente qualcosa di vagamente attinente al genere dell'utopia e della distopia. L'ucronia in realtà può essere un'applicazione del tutto neutra. Può trattare di storie alternative positive o negative. La sua peculiarità in realtà è quella di trattare un tempo che non esiste. Una terra alternativa in cui è avvenuto un punto di divergenza che ha cambiato la storia come noi la conosciamo. In Fatherland il punto di divergenza è la vittoria tedesca durante la Seconda Guerra Mondiale. Tanto che nel mondo di Fatherland il Reich tedesco, il grande Reich tedesco nell'anno 1964, che è l'anno in cui si svolge la vicenda, ricopre praticamente tutta l'Europa orientale fino a Ufa, cioè molto oltre Mosca, arrivando a lambire le sponde del Mar Caspio. In questo mondo i tedeschi sono mandati a combattere ancora al fronte russo per sedare gli indipendentisti russi che combattono ovviamente per liberare il proprio paese. Ma questo è qualcosa che resta sullo sfondo della vicenda di Fatherland, in quanto Fatherland in realtà è un thriller, una specie di giallo, che vede come protagonista la persona che era protagonista anche dell'incipit, Xavier March, che è questo investigatore che ovviamente, contestualizzando molto l'ambientazione, è sicuramente un nazista. Quindi se avete due dubbi se simpatizzare per un nazista o meno, questo resta al vostro giudizio. Harris è molto abile perché immagina come poteva essere la storia se i nazisti avessero vinto e come anche la Germania sarebbe diventata, ovviamente rispetto ai sogni di Hitler. Alla fine devo dire che la grande peculiarità, il grande pregio di Fatherland è appunto nell'ambientazione, nell'aver immaginato questa ucronia nazista, e che purtroppo l'intreccio, che è pur sempre solido, si sta trattando comunque di un thriller che rivela anche alcuni atteggiamenti assolutamente plausibili di ignoranza da parte anche dei tedeschi rispetto allo Shoah, se i nazisti avessero vinto. Cioè, dobbiamo immaginare che la soluzione finale ovviamente sarebbe stata passata sotto silenzio e non avrebbe certo raggiunto i riflettori e il riconoscimento dovuto che è avvenuto dopo la fine della guerra. Però, come stavo dicendo, forse resta un thriller, per quanto ben costruito, un po' dilungato e con un finale un po' troppo aperto, che non, secondo me, non fa onore al resto del romanzo. Non so quindi se consigliare la lettura di Fatherland.
Come molti altri romanzi di ucronia, l'idea cronica, il punto di divergenza e come viene costruita l'ambientazione è sicuramente un grande punto di forza, e Robert Harris è forse stato molto più abile a costruire l'ambientazione che non l'intreccio stesso. Ho notato questo atteggiamento in molti altri scrittori di ucronia, per esempio il più famoso, che è Harry Tartardov, che ha immaginato diverse ucronie. Basti ricordare la più famosa, è quella del ciclo dell'invasione, in cui durante la Seconda Guerra Mondiale il mondo viene invaso da una razza aliena e quindi cambia completamente l'ordine degli eventi che siamo abituati a studiare. Ma ha inventato anche altre ucronie, come per esempio La gente di Bisanzio, in cui l'impero bizantino non è mai caduto. Però, come altri libri ucronici, come stavo dicendo, devo dire che le ucronie sono affascinanti da pensare, da ambientare. Poi però, se il fascino si esaurisce in questo, ovvero se non, l'ambientazione poi non è supportata da un buon intreccio, da una storia avvincente, forse l'ucronia è meglio che resti un esercizio a se stesso e non una base narrativa. E lo dico a malincuore, perché sono rimasto deluso moltissimo da diverse ucronie. Io l'ucronia trovo che sia un genere assolutamente geniale, ma non ho ancora incontrato, e purtroppo si conferma con questo libro di Harris, un autore capace di creare sia l'ambientazione sia un grande intreccio.